quanto pathos in queste canzoni di Giorgia. È disperata. Sì, disperata, proprio così. Perché non mi ami, perché non mi ami. Perché mi amavi, perché così, non perché cos'ha, e perché se non ci sei più, speriamo che tu possa tornare, e se torni poi vedremo, e poi, ma le minestre scaldate non sono mai buone come quelle... No. Originali, vero dottoressa Battistelli? Buongiorno. Buongiorno Alessandra. Buongiorno, buongiorno a tutti. C'è la nostra donnona psicologa, come la chiamo io, insomma, che è tanto piaciuta e piace. Sì, è così. Decisamente sì. Oggi anche occhialuta, fra l'altro. Sì, va bene, ma hai sempre il tuo perché, insomma, va bene. Il tuo fascino. È vero. Senti, con la nostra Alessandra oggi parliamo delle coppie che si sono un po' addormentate. Esatto. Sì. E io posso citare, non so, degli esempi che ho davanti agli occhi tutti senza i giorni. Senza fare nomi, però. Ma questo è chiaro, non è che faccio i nomi. Però, per esempio, vi sarà capitato di uscire magari di giorno, di sera al ristorante e vedere lui e lei al tavolino, no? Uno di fronte all'altro, con in mano i rispettivi telefonini, senza comunicazione, proprio muti e così. Insomma, ma più di una volta, non so, è capitato solo a me o è vero, Alessandra? Capita costantemente. Ecco. Vedere ovunque coppie, non soltanto di lunga data, ma anche... giovani, insomma, molto fresche, in realtà con, diciamo, una sorta di patina annoiata addosso. E poi non è detto che ciò avvenga, scusa Claudia se ti ho interrotto, no. Però solo quando, insomma, si sta insieme da tanto tempo, no. Ci sono coppie anche fresche, no? Sì. Che sembrano già annoiate, Claudia, sì. Porca miseria. Perché non hanno stimoli, sì. Ma come mai? Apparentemente sembra che la coppia moderna abbia sempre più difficoltà a comunicare e soprattutto a condividere insieme in maniera gioiosa la propria vita. Questo perché la stessa comunicazione sta cambiando nel tempo e la coppia moderna non si è ancora abituata a modificare anche le sue modalità per stare un po' al passo con i tempi. E quindi sempre più spesso ci rendiamo conto che le coppie non sanno più fronteggiare le difficoltà e quindi piuttosto che, come avveniva un tempo, affrontarle, rimangono in una sorta di status quo, in una sorta di equilibrio, a volte precario, che non permette né lo scontro, né l'incontro, né la comunicazione, né la comprensione. Per cui la coppia... Non è che scoppia, però rimane, ecco, in una sorta di distanza, di protezione, che non fa accadere nulla, ma che fa rimanere le persone annoiate, profondamente insoddisfatte. Molto triste questa cosa, perché sì. Poi insomma se avviene a tavola e vabbè, insomma ci sono altri commensali, uno si distrae bene o male. Ma quando siamo a letto, la sera, no? E quindi si tende ad accendere la televisione e a scegliere Marzullo piuttosto esatto. Che amici, eccetera, no? E quindi non di si già. Parla e ovviamente no, poi insomma non si smorzano tutti gli appetiti, esatto. Diciamo così. E, ecco, quello è anche un caso davvero sì. Importante, sì. No? È quello un segno. Che accade, diciamo, sotto le lenzuola a letto è una sorta di punta dell'iceberg di cose che generalmente non funzionano. Non è un problema quindi ammorbidente? Non è un problema ammorbidente, c'è qualcosa che non funziona più, però anche se ci mettiamo l'ammorbidente potrebbe continuare a non funzionare, appunto perché molto spesso l'intimità diventa più un campo di battaglia che una zona di incontro e di piacere. Certo. Quando questo accade, purtroppo bisogna avere la consapevolezza che non è soltanto il tempo che passa che ci fa perdere lo smalto. Molto spesso siamo noi stessi che non riusciamo più ad investire, a mettere delle risorse, delle energie nuove nel rapporto. Che se si impoverisce in tutti gli ambiti che concernono la coppia e quindi anche sotto le lenzuola. Quando iniziamo a sentirci annoiati, a vedere la televisione, piuttosto che anche semplicemente parlare con il partner, significa che questa barriera che si sta creando fra uno e l'altro è troppo massiccia, troppo spessa e quindi bisogna fare qualcosa
per romperla, per entrarci in qualche modo. E nello specifico che cosa, per esempio? Io sento già le voci da casa, no? Della signora che dice, ho capito, ma mio marito si addormenta sul divano, che russa. Cosa devo fare, russa? Lo devo portare e via col carrello. Dice, sì, vabbè, ho capito, ma tutte le sere c'hai mal di testa, esatto. No? È allora, classico. Bisogna, se realmente vogliamo risolvere dei problemi che possiamo generalizzare come calo del desiderio, sì, diciamo, no? Così. Dobbiamo provare a chiederci quanto siamo desiderabili per l'altro. Noi chiediamo all'altro, magari lo rimproveriamo perché non ci desidera, perché non ci vuole più o perché ha mal di testa, ma noi in prima persona quanto siamo desiderabili, quanto realmente abbiamo nella nostra sfera la possibilità di stimolare e stuzzicare l'altro. Uno degli ingredienti fondamentali per risollevare un po' le sorti è sempre il gioco. Quello che io consiglio sempre alle coppie che sono in difficoltà o che hanno un momento di stanca è quello di riattivare il gioco, quindi l'aspetto ludico dell'intimità, magari inserendo qualche cosa di diverso nella routine di tutti i giorni. Ho capito, quindi mi stai dicendo tipo mettere, non so, la tavola del Monopoli, ecco, sul letto. Lo sapevo, no, questo vuol dire, oppure la dama, non so, ecco. Ecco, la mia borsa, per esempio. Ognuno ovviamente può giocare come desidera, no? Ognuno può giocare come desidera. Se vogliamo provare a dare qualche suggerimento in più, magari alle donne, potremmo immaginare di indossare degli abiti diversi. O no? Non indossarli. Da quelli di tutti i giorni. Da quei tutti i giorni. Oppure di non indossare nessun abito, no? A volte quello che distanzia la coppia è una barriera. Se noi eliminiamo questa barriera, iniziando ad esempio dai vestiti, possiamo introdurre proprio nel partner un po' la curiosità, la diversità. Ecco, scherzi a parte, cambiare un po' le regole, quindi. Assolutamente, no? Cambiare le regole, reimpastare la routine, perché quando ci troviamo in una routine diventa un po' scomodo. Un esercizio che io propongo spesso e che può essere utile è quello di regalarsi reciprocamente dei buoni, ovvero scrivere su un foglietto, non so, un buono per un massaggio, un buono per mezz'ora di coccole, un buono a fantasia di quello che possiamo donare all'altro e che l'altro può ricevere. L'altro, il nostro partner, ha questo buono, ha questo foglietto e quando ne ha desiderio, quando ne ha voglia, richiede di riscuotere questo buono, questo coupon all'altro. Potrebbe essere uno spogliarello, potrebbe essere appunto preparare una cena afrodisiaca senza vestiti o con dei vestiti particolari. Poi ovviamente ognuno è libero di esprimere la propria fantasia con il partner come vuole, però l'idea di regalarsi reciprocamente una possibilità di novità e saperla accogliere di solito stuzzica molto la fantasia e dà la possibilità alle persone di giocare. Ecco, portare a letto, non so, una impepata di cozze, per esempio, sopra un carrello. Magari andare a cena appesantiti potrebbe compromettere. Davvero, diglielo. Andare a cena appesantiti decisamente compromettere. Io non ho capito perché e anche ubriachi. Ecco, dovete sempre dire che siamo noi uomini, le cozze. No, assolutamente. E le lonze. Gli uomini, quanto le donne possono stancarsi e quindi possono andare incontro ad un momento in cui è necessario introdurre una novità, un qualsiasi tipo di diversivo per risollevare le sorti, che poi non diventa qualcosa di artificiale o artificioso, è soltanto un modo per rompere una routine, rompere un equilibrio che appunto è assolutamente compromettente. Molto bene, chiaro ed esplicito anche, direi. Temevo, no? Che usassi un altro termine come quello del parlamentare che ha svarionato, no. Rapido e conciso. Conciso. No. Benissimo, Alessandra, ci hai dato dei consigli davvero molto utili, come sempre ovviamente, ma sì. Oggi sei stata particolarmente incisiva, devo dire. Abbiamo un po' impepata la Battistelli. Allora,
raccoglieteli questi consigli della nostra psicologa, insomma, soprattutto voi che siete a casa e che siete all'ascolto, e soprattutto, insomma, chi è in coppia, ovviamente, no? Perché, insomma, chi non è in coppia, hai voglia tu a organizzare spogliarelli. Quello sicuramente. E come sempre abbiamo detto, per chi non ce la fa da solo, perché ovviamente il terapeuta, insomma, serve anche un po' come collante, no? Tra le due parti, mi piace usare questa espressione, ecco, rivolgetevi con fiducia al vostro terapeuta, no? Se non l'avete, insomma, anche la dottoressa Battistelli, che troverete anche su Facebook come Alessandra Battistelli psicologa, vi potrà dare una mano. Ho detto tutto? È detto tutto. Molto bravo. Grazie Alessandra. Grazie a voi. Noi ci ritroviamo ovviamente non domenica prossima, non tu lo sai perché sarà Pasqua. La domenica successiva. Molto bene, grazie, buona Pasqua. Buona anche domenica a voi, buona Pasqua. Divertiamoci, eh? Via. Divertitevi. Have fun. Ciao. Chiediamo alla signora se cosa ha capito, come va con il digitale terrestre. Ma non lo so, io non ce l'ho già capito di prima, vale un po'. Quelli del primo piano.